Sentito l'esigenza, e un disco lo penso un po' come un quadro che rappresenta la realtà, la tua realtà. E di solito passo una prima fase molto istintiva, nella quale cerco di tirare fuori di getto l'idea musicale, e poi una seconda fase un po' più ragionata, dove razionalizzo un po' il pensiero musicale che è venuto fuori istintivamente, e in questa fase cerco di organizzare un po' questo magma di note primordiale, cerco di dargli una forma, penso molto al suono che deve avere in generale il disco. Da utilizzare per il disco, in questo caso un quintetto composto da Danilo Blaiotta al pianoforte, Simone Alessandrini al sassofono, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria, musicisti che conosco da tanto tempo, che non smetterò mai di ringraziare per la loro umiltà, per la loro grande professionalità e intensa sensibilità musicale. Questo è un disco di jazz, nel quale però sono percepibili anche altre influenze provenienti da altri linguaggi musicali. Ascolto musica classica, rock, anche musica di altre culture, indiana, cubana, africana. E per cui le influenze non sono univoche. Questo è il mio primo disco con Ama Records di Antonio Martino. Ama Records è una giovane etichetta pugliese dove si respira passione. In fondo è proprio questo ciò di cui un musicista ha bisogno, cioè di trovare e di lavorare insieme a persone con le quali condividere questa passione per la musica.